24 marzo 1944. Nei pressi di Roma è il giorno dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. 335 persone vengono fucilate. La rappresaglia per l'attentato di Via Rasella, che ha ucciso 33 militari tedeschi, è guidata dal colonnello Herbert Kappler, coadiuvato dal capitano Priebke. La maggior parte delle vittime viene dal carcere di Regina Coeli e dal comando di Via Tasso. 50 sono state scelte e consegnate dal questore fascista Caruso.